Buongiorno fanciulli e fanciulle, come state? Allora, andiamo a vedere questa persona che vi interessa, uomo o donna che sia, se farà qualcosa verso di voi, se cercherà di contattarti, che tipo di energie ci sono, se devi stare ferma, se ti è illusa o illuso, se ci sarà una progettualità futura. Le carte le mettiamo al dritto, ma le interpretiamo per come si danno, parliamo come fosse un uomo verso una donna per convenzione. Se vi fa piacere qui sotto potete lasciarmi i commenti, li leggo sempre. E potete anche cercare info per i consulti personali sempre qui sotto, dove trovate l'indirizzo di posta elettronica, che è tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Poiché il canale è creato da voi insieme a me, ma soprattutto da voi, se non lo avete ancora fatto, vi va di farlo per sostenermi. Trovate qui su il tasto per iscrivervi. Se volete anche le notifiche in tempo reale, cliccate anche la campanella. La lettura è una stesura collettiva, ma non per questo non può parlare a più persone, perché è come appunto partecipare ad una stessa festa o guardare lo stesso film al cinema, ma tornare a casa con delle sensazioni differenti. Perché? Perché voi, il soggetto che prende parte a questo scambio, siete il termine un pochettino che orienta il significato di ciò che sentirete. Quindi siete fondamentali, ecco, quello che capisci tu non sarà quello che capirà l'altra persona. Allora, andiamo a vedere, io direi che possiamo davvero partire. Iniziamo con il capire che cosa hai rappresentato per lui e che cosa rappresenti nell'oggi. Lo facciamo con le carte di Osho e qui sto sfasciando già tutto perché vogliamo intuire a livello profondo, quindi anche spirituale karmico, di legame che va oltre il momento presente, oltre il qui e ora, quello che viene fuori. Allora, cosa? Facciamo prima tre carte e poi altre tre. Cosa tu hai rappresentato per lui? Che poi potrebbe coincidere anche con ciò che rappresenti oggi, al di là dei blocchi e delle difficoltà. Morale, un qualcosa di importante che richiama la serietà, e la serietà pretende un certo tipo di comportamento. La distanza, la chiusura potrei averla inserita nel nostro rapporto perché dovevo alleggerire un attimo le pressioni che sentivo su di me. Ma non era il contesto esterno, ero io all'interno di me a giudicare e giudicarmi, e quindi io mi sono imprigionato in una situazione che nell'oggi sembra non darmi possibilità di libertà, di fuga e scampo. Quindi magari, anche se io volessi tornare, la difficoltà più grande è che io nel passato ho seminato comportamenti che invece di rendere facile il ritorno lo rendono quasi impossibile. Perché il punto è questo: tu hai rappresentato per lui qualcosa che lo ha spaventato, talmente importante, luminoso, presente ed evidente da portarlo, no, proprio a rinunciare allo sguardo. Cioè, io ho cercato di non vedere, mi sono spaventato e mi sono chiuso, perché se io avessi visto all'epoca realmente i miei sentimenti, decodificandoli non solo in emozione, ma in pensiero legato a quell'emozione e quindi premessa poi di comportamento, perché l'emozione si muove nelle viscere, rappresenta il carburante mette in azione il pensiero che dà la direzione, però la volontà di andare da quella parte è questa, poi subentra come libera scelta. Quindi io la libertà, ecco, me ne sono privato, mi sono privato della libertà di scegliere, e alla fine nell'oggi, se sento la mancanza per comportamento, conseguenza ed orgoglio, magari devo fare buon viso a cattivo gioco. Eccoti cosa hai rappresentato già all'epoca, e poi vediamo oggi. Cioè, una donna bella, una persona auspicabile come prospettiva futura, un orizzonte da raggiungere, una fonte di energia, prosperità, abbondanza, e poi comunque l'imperatrice. E altra cosa, è vero che questo non è l'imperatore, però in questo mazzo abbiamo la creatività come principio e metà femminile del creatore. Cioè, tu sei quella terra feconda per me che può dare frutto. Io sono stato avaro, cioè io mi sono chiuso, nel chiudermi non do, nel non dare non condivido, non ti ho condiviso i miei sentimenti, e nell'oggi sperimento questa aridità. Quindi il primo a rimetterci, paradossalmente, sono io che mi privo di te. Un'occasione per aprirmi, fiorire, manifestare, rendere manifesto, evidente. Quindi tu potresti, no, tirare un po' la mia volontà verso una profonda prospettiva futura, facendomi venire voglia di agire.
E allora cosa faccio? Mi racconto la storia al contrario. Perché se io guardassi la realtà per quello che è, dovrei pentirmi per come non mi sono comportato e per come mi sono comportato e per i miei silenzi. Allora io faccio finta che quella realtà non esiste, però poiché la realtà esiste, devo essere io a sottrarmi alla realtà, chiudo gli occhi metaforicamente, non ti cerco, non ti vedo, ti blocco, non ti blocco, cioè rimango a distanza, questi plausibili comportamenti, per raccontarmi una storia che non è quello che avrei voluto, no, sentire nell'oggi e soprattutto, anche se siamo in corso d'opera, non è il finale, è una storia che sembra non dare il finale che avrei voluto sentire. Però nell'oggi allora che cosa rappresenti? Perché sinceramente, queste carte fanno già intuire che lui ti pensa, non sta agendo, quindi poi la domanda che farà vedremo, ma qui non sembra essere in atto dentro di lui una elaborazione che possa portare ad un comportamento verso di te, ma ciò non toglie che con il pensiero si stia comunque proiettando verso di te. Forse più al passato, perché è ancorato più al ricordo, però sappiamo che l'essere umano ha una grande facoltà a viaggiare nel tempo, proprio con il pensiero e i corpi sottili, recuperando il passato e iniziando a desiderare il futuro. Solitamente la difficoltà è stare proprio nel qui e ora. Quindi vediamo se questo passato rappresenterà un po' come l'elastico che tiri e che è lasciato libero di manifestare la sua forza, poi dà la spinta verso il futuro e quindi magari lui non sta programmando nulla, ma qualcosa accadrà perché è scritto, perché deve accadere e quindi le resistenze sono proprio quell'indietreggiare, però l'immagine dell'elastico rende molto bene l'idea, perché se io devo tendere l'elastico per poi con pochissimo tempo recuperare con un volo, no, preciso, mirato, tutto quello che ho perso prima, io devo indietreggiare, perché se non faccio così come faccio a tendere l'elastico? Quindi nell'oggi che cosa rappresenti per lui? La possibilità di rimettere assieme i cocci. Allora, già solo questa carta, e ne dobbiamo aggiungere due, ci parla uno del mondo, quindi la terra feconda avrei dovuto mettere seme. Gli occhi qui non ci sono e qui li socchiudo, ma qui non socchiudo solo gli occhi fisici, ma c'è l'ultimo tassello, quello al centro della fronte, che rimette assieme i cocci, che dà di nuovo senso al tutto, perché qui abbiamo il completamento, non sono le parti, sono le parti integrate nel tutto, quindi vuol dire che se noi siamo divisi dobbiamo solo che riavvicinarci, perché qui sono tanti tasselli, ma fossimo anche solo io e te, il tutto lo riabbiamo quando torniamo ad essere uno. E questo tassello è quello della consapevolezza profonda, è quello del terzo occhio, combacia perfettamente con il vuoto che sento e con la mancanza. Quindi altri elementi interessanti. Nell'oggi tu rappresenti appunto quella promessa di futuro e un futuro che può portare frutto, assolutamente sì, che prevede non solo il pensiero, ma anche l'azione, il gesto, la mano. E magari ancora non ho fatto nulla, non ho pensato nulla, però mi illuminerò a un certo punto, capirò come agire. Il mio futuro verso di te nelle mie mani. Rimettere assieme i cocci è prima partire con una elaborazione di tutto quello che è successo, prendendo consapevolezza e coscienza di quella che è stata la mia parte. Le parti comprese tornano al loro posto e ricreano il tutto, come direbbe Battiato, e non solo lui, il valore del tutto è superiore alla somma del valore delle parti. Quindi, solo tornando vicini, noi ci arricchiamo veramente, apportando ciascuno qualcosa, prendendo, ma mai prendendo più di quello che si mette, solo assieme siamo davvero ricchi e forti. Quindi le energie circa quello che tu puoi rappresentare nell'oggi è proprio la possibilità del domani, dove in questo domani, più che lontani, le carte vi immaginano vicini. Ribadisco, non è che lui ha scelto cosa fare, come farlo e quando farlo, perché questo sembra essere più un evento inevitabile perché è scritto nel vostro karma, ma non ha già in mente una sua progettualità. Per fortuna esiste il libero arbitrio, il fatto che qui dalle carte non emerga non vuol dire che non succederà, ma non è stato ancora ipotizzato. La carta ci traduce in simbolo qualcosa che è nel cuore e nella mente, ma non può prevedere quello che non è stato minimamente pensato. E all'interno della necessità degli eventi che devono accadere, il come, quando e la possibilità di procrastinare o velocizzare i tempi, anche se il tempo non esiste, rientrano nelle facoltà umane, in quel margine piccolo piccolo, ma che c'è di libero arbitrio. Dunque, vedi, no, vabbè, ma le carte sono bellissime. A parte che ne abbiamo voltate poche, iniziando solo con il calcolare cosa hai rappresentato e rappresenti, ma stanno dando già delle indicazioni molto interessanti
avanti per quello che sarà. Allora, premessa, è ovvio che lo dobbiamo prendere come un discorso ipotetico, ma plausibile. Quindi illusorio, non lo so, può essere un'illusione, ma non è un'allucinazione. Queste discipline radicano il loro sapere in due punti fondamentali: karma, quindi causa ed effetto, nulla avviene per caso, e quello che chiamiamo caso forse affonda radici in vite troppo distanti, e quindi è nostro ignorare il motivo cosciente, cioè la causa cosciente, consapevole, l'abbiamo scordata perché è troppo lontana nel tempo, ma non per questo non esiste e non ha conseguenze. E poi la legge che ci parla della reincarnazione, cioè noi non siamo solo il momento presente, siamo tutti i momenti passati e quelli che saranno. Di conseguenza, questa vita non è la fine della storia, ma è un capitolo. Potrebbe essere un capitolo dove qualcosa resta sospeso e poi riprenderà. Ma questa carta conferma il riunificare le parti separate, che erano unite prima, saranno unite poi, incarnazione passata o difficoltà di questa incarnazione, futuro dell'incarnazione o incarnazione futura, a seguito di un periodo di rigidità che vi ha allontanati fino a un certo punto, ma resi paralleli. Non ci potremo né ci possiamo mai perdere, che se ne abbia nell'oggi coscienza o che non se ne abbia coscienza. Eppure questa rigidità è fondamentale per poter sostenere il peso dell'abbondanza che arriva, dove non esisterà più io e tu, ma il noi nel mezzo, dove il valore del tutto sarà superiore al valore della somma delle parti, di nuovo, dove ciascuno porta e prende, ma porta più di quello che prende, e sarà a partire da quella rigidità il tronco che si irradieranno i rami a tendere le braccia e cercarsi nuovamente. Quindi prendiamo un'altra carta, però è ovvio che non possiamo dire: guarda, energie negative, nefaste, macumbe, chissà, no. La pesantezza potrebbe essere data e quindi poi decodificata magari in una sensazione negativa che a volte può buttare giù l'umore. La pesantezza può essere data da questo fatto, che poiché si va in parallelo ma non all'unisono come tempistiche interiori e di coscienza, magari tu sei già giunta ai rami, le foglie, i frutti che pesano e non hai il sostegno allo stesso tempo, nello stesso istante della persona al tuo fianco, che magari è ancora ferma lì, no? Bloccata e va molto più lentamente. Quindi è come se tu portassi su di te il peso del voi, che è tanta roba. Di conseguenza è come se tu fossi il tutto a cui manca solo un tassello. Il tassello è lui, che vuoto e che mancanza. Cioè, a volte se tu hai, faccio un esempio banale, un servizio bellissimo di bicchieri, se ne sono rotti 6 su 12, ma sì, chi se ne frega, è diventato un servizio da 6, soffri meno. Ma magari ne hai 11, se ne è rotto solo uno, per te quel servizio che è quasi completo, per quell'unico pezzetto che manca ti diventa imperfetto. Fosse stato, no, distrutto a metà, avrebbe già acquisito un nuovo valore. Ecco, questo potresti sperimentare tu, ma quello che tu rappresenti nell'oggi è una prospettiva futura. Vedi che è lui che fondamentalmente si sta condannando il senso di colpa, no? E quando fai un'azione sbagliata. E lo riconosci, perché una persona che fa un'azione sbagliata lo riconosce, diviene il senso di colpa. E quindi non serve un giudice. Quando tu hai il senso di colpa, ti sei già giudicato. Magari tu hai compiuto un'azione nefasta, nessuno ti troverà mai, nessuno ti condannerà mai, ma vivrai malissimo tutta l'esistenza, perché il grillo parlante della coscienza non ti lascerà mai libero. Il problema non è all'esterno, è quello che succede all'interno della testa. E dove vuoi scappare se sei all'interno della tua prigione e sei prigione di te stesso? Quindi per me lui è logorato quando ci pensa, da considerazioni che lo condannano a uno stato d'animo non quieto e al senso di colpa, per di più oltre al danno pure la beffa, perché magari fiuta e sente, pur con gli occhi chiusi e non volendo vedere, che lui con te potrebbe essere felice e che magari è stato lui a perdere quel treno fondamentale, no? Per ricostruire con te. Perché è ovvio che questa carta dice: guarda che qui, se ricostruiamo, c'era qualcosa, quel qualcosa è stato distrutto, magari l'ho distrutto io e ora non trovo il coraggio di rimettermi in gioco e non voglio guardare all'esterno, perché magari ti vedo con la mano tesa verso di me, pronta anche a darmi un'occasione, ma io la mano non la riesco a tendere. Quindi una cosa è certa: come sta, no?
perché ovvio per te non è facile riuscire a capire cosa si porta dentro. Ma questa persona sta in una condizione di connessione profonda con te, che fa parte del suo vissuto interiore, non mostrato per quello che realmente è, per la portata emotiva che ha, quindi all'esterno non lo vedi, non lo vede neanche chi ha intorno. Lui porta avanti la sua routine perché si è convinto e vuole convincersi che le cose stanno bene così, ma più il tempo passa, più sale l'angoscia del non farò più in tempo. Quindi quel passato che già pesa diventa un futuro che minaccia e incombe, perché il passato gli dice: questa occasione l'hai persa, non torna più. Il futuro gli dice: guarda che sono rimaste pochissime chance, guarda che stai perdendo pure me, io poi non ritorno, non ripasso. E lui che farà? E ora andiamo a fare questa domanda, perché io ho posto vari interrogativi, però man mano che le carte ci rispondono, noi cerchiamo di aggiustare il tiro in corsa sulle domande successive per le nuove risposte. Quindi abbiamo intuito che lui non ha proprio un programma nella sua testa, tipo agenda, farò così, 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 prevedo il ritorno, come direbbe Califano, non escludo il ritorno, però adesso non devo agire. No, non è quello. A volte il peso maggiore, che rappresenta il fardello che realmente rallenta tutto, è l'orgoglio. E l'orgoglio è visceralmente fuso, mescolato con le emozioni che sono irrazionali, tumultuose, indistinte, e quindi è tutto un magma difficile da maneggiare. La razionalità aiuterebbe a portare luce, ma bisogna avere il coraggio di guardare. Gli occhi chiusi o che mancano sono la metafora che ci dice: lui non guarda. Il fatto che lui non voglia guardare, però, non vuol dire assolutamente che il suo spirito, che è la parte eterna di ciascuno di noi, le cose non le sappia anche con gli occhi chiusi, le sa tutto. E quindi rappresenta quel tarlo interiore ed interno che giorno per giorno va a bussare alla porta della sua consapevolezza, e il toc 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 toc, come il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, diventa un rumore angosciante. Ora vediamo una cosa e poi passiamo alle sue eventuali azioni, anche se non pensate volute come necessità di accadimenti che si dovranno dare per forza perché si devono dare. Io voglio prima chiedere alle carte, ed è bello perché ci hanno parlato sei carte fino ad ora, cioè solo sei carte, e poi è un numero meraviglioso perché è l'amore e la famiglia. Io voglio vedere se tu devi stare ferma. Allora, lui non ti ha illusa, anche se la facciamo la domanda. Lui sta illudendo se stesso, ma non è l'illusione bella tipo il sogno, no, mi illudo. È l'inganno, lui si sta ingannando. E poiché lui inganna se stesso e la dinamica è a due, perché tu sei dall'altra parte della dinamica, è ovvio che inganna di riflesso pure te. O meglio, se io inganno e sono il soggetto dell'azione, l'azione è ingannevole, le comparse sullo stesso set sono tutte o ingannate o che stanno lì ad ingannare anche loro, perché è un po' il mood della storia che stiamo interpretando. Allora, guarda che cosa abbiamo. Abbiamo la ferita d'abbandono, e non è un abbandono totale, perché anche se lui è freddo, rigido, bloccato, chiuso nei tuoi confronti, tu fiuti, l'istinto non ti tradisce. Allora, il cane è l'animale fedele per eccellenza, che in questo caso, come immagine di te, potrebbe parlarci di una persona che è stata abbandonata, tradita e che aspetta, che attende, che non si concede altro perché vuole vedere tornare colui che l'ha lasciata, perché giustamente la buona fede della fedeltà di questo animale lo porta a dire: no, ma si è solo allontanato, è solo un minuto, io la sento la connessione reale. E tu vedi oltre l'apparenza, vedi oltre la sua miseria, la sua povertà e la sua chiusura. Quindi tu fondamentalmente sei lì in attesa, fedele ad un sentimento, e guarda che questa cosa per me lui la percepisce e diventa un ulteriore fardello al suo senso di colpa. Bene, qui sbattono le porte, a me è preso letteralmente un colpo, e spero che non si rompa il vetro della porta, perché non mi voglio muovere in questo momento, il vetro della finestra. Quindi se ci sei, batti un colpo. Il pensiero di questa persona si è voluto manifestare e dire: sì, effettivamente mi manchi tantissimo, cosa dovresti fare? Beh, tu sei una persona molto pratica, sei una persona concreta, sei una persona appassionata. Prometto che se sbatte di nuovo la porta, in qualche modo la vado a chiudere, interrompo e poi riprendo con le riprese.
Quindi vediamo se agire conviene o non conviene. No, non lo devi fare. Non tornare sui tuoi passi e non fare nulla. Allora, soprattutto tu dovresti rendere visibile a lui in qualche modo, deve poter raggiungere e vedere quelli che sono i tuoi progressi, perché questa è una carta di progresso, di miglioramento e crescita, dove io non sto, diciamo, mettendo in piazza per fare ingelosire i miei traguardi, perché questa è un'abbondanza pazzesca rispetto alla carta di privazione. È anche un dire: guarda che se tu non mi scegli, io non mi sto strappando i capelli, non è che mi stai togliendo chissà cosa. È vero che la somma del tutto è maggiore della somma delle parti, ma io sto facendo la parte mia, cioè io sto mettendo il mio tronco per raccogliere i frutti. Se poi tu ti avvicini, la cosa diventa in condivisione, ma altrimenti io vado comunque avanti per la mia strada, non torno indietro, non mi sto ossessionando, non mi strappo i capelli per te. Però una cosa è certa: io ti faccio capire che resto in attesa, che non è l'attesa angosciata e angosciante di chi è ossessionato, no? E che sta lì per ferita, d'abbandono, a piangersi addosso. Non sono una vittima sentimentale, questo deve capire. Perché io nel frattempo ho gli strumenti per affrontare anche questo tuo negarti e questa solitudine alla quale indirettamente mi condanni, e vado avanti per fatti miei. Ma mi sono allontanata da tutto e tutti e sto lavorando su me stessa e sto tirando fuori la quinta essenza di me stessa, cioè comunque sto crescendo in consapevolezza, in saggezza e in generale a 360 gradi, anche se dentro mi porto un dolore infinito, perché è inutile. Non devi assolutamente far trapelare quando hai dei momenti di profondo sconforto e tristezza il dolore al quale i suoi comportamenti ti hanno comunque condannata. Innanzitutto perché non sarà una situazione costante, la vivrai in alternanza di sensazioni. Ci saranno i momenti no, che sono quelli che magari vanno a giustificare il fatto che uno può dire: oddio, che energie brutte che ho intorno, ho una brutta sensazione, chissà come andrà a finire. Però le carte ti invitano a fare cose pratiche per distrarti. E altra cosa, una cosa che non devi assolutamente fare nei momenti in cui ti senti tradita nella fede e fiducia, sconfitta, trattata male, illusa, non devi andare a minare le radici. Cioè, questa carta fa un po' il paio con quella dell'amichevolezza di prima. Ora, qui siamo nella fase tronco, mettiamola così. Dobbiamo arrivare alle foglie, ce n'è di attesa. E potrebbe venire in mente a una persona che si stanca di mandare tutto all'aria. Quindi torno sui miei passi, vado a distruggere le radici, così senza le radici niente più tronco e non ci proprio penso più a te nel mio futuro. Perché? Perché aspettarti mi rende comunque pesante questa attesa, mi distrae da tutte le cose che potrei fare, ma devo andare un attimo a chiudere la porta e riprendo. E riprendiamo ovviamente, perché è una porta tutta di vetro e ho timore che un colpo più forte possa infrangere il vetro, perché di questi tempi tutto è possibile con questo strano clima. Però recuperiamo un attimo, quindi non compiere questo errore, andare a tagliare, ad avvelenare le radici. E cos'è però questo tipo di comportamento? Perché capiamo un attimo. Le radici sono il passato. Il passato vive in noi come pensiero, o meglio ricordo, invece il futuro come pensiero ma desiderio. Il passato è la lente attraverso cui guardiamo il presente e creiamo il futuro. Il passato, se io lo reinterpreto, cambio il presente, cambio il futuro. Ora, per un lavoro su se stessi è ottimo come meccanismo, perché se tu vai a reinterpretare le cause che hanno portato all'oggi, poi, se lui lo facesse con se stesso, svincolarsi da quella morale, il giudizio su di sé. Se io interpreto il fraintendimento non come tu ce l'avevi con me, ma non ci siamo capiti, è ovvio che cambia tutto. Ma se lo interpreto male, vado a portare veleno, metto veleno nel passato, illudendomi che poiché il passato non torna, non mi avveleno il presente, faccio una scemenza, perché poi io vado a tormentare me stesso, perché quel passato ha nutrito sia me che lui quando eravamo un vago noi, no? O più di un noi. Quindi sii brava, sappi proprio respirare, calmarti, distraiti. Lui al momento non sta facendo grandi cose, ma vediamo che cosa succederà. Lui non è che ha voluto ingannarti o non ingannarti o illuderti. Lui ha ingannato se stesso e sta ingannando se stesso, perché una parte gli parla in un modo del vostro rapporto e vorrebbe riportarlo, e vediamo se è così, e l'altra oppone resistenza. E lui nel mezzo è tra l'incudine e il martello.
cervello prende botte a destra e a sinistra, non gli conviene nel passato né nel futuro e paradossalmente non si sta neanche in modo becero godendo il presente. Cioè, è in mezzo a un casino, cioè lui è talmente confuso che la sua situazione è tormentata, fuori fanno un gran casino. Sì, ma anche nei sentimenti, questo non è realmente impegnato con il cuore, poi si può raccontare quello che vuole, ma questo è uno che in questo momento vorrebbe passare una bella spugna su tutto quello che ha fatto, un colpo di spugna, di cancellino, cancellare tutto e ripartire da zero. Anche perché quei sentimenti, quelli che magari lo fanno chiudere, lo fanno aprire, allontanare, tornare, sono tutte ferite. Se potesse tirar fuori dal proprio cuore, cioè dal proprio sentire profondo, ciò che lo tormenta, innanzitutto guarirebbe. Un cuore guarito può trovare il coraggio, perché cora il cuore nella sua radice, nella parola stessa, c'è cioè il coraggio nel nostro cuore, può trovare il coraggio di prendere delle decisioni libere. La morale, il giudizio, l'essersi valutati e condannati, l'essersi imprigionati da soli all'interno di un discorso logico che, perché logico, ci porta da cause a conseguenze e non ci lascia liberi di reinterpretare la nostra vita. Lui dovrebbe fare questo tipo di lavoro e non è detto che non lo farà, però è solo che qui la questione è lunga. Cioè, voi non vi siete incontrati in assoluto per caso e tutto quello che è successo, compresi i silenzi, gli allontanamenti, i blocchi, i fraintendimenti, tutto, la tua attesa, il tuo non sapere che fare, fa parte di un copione che chiamiamo copione non perché è una recita, un prendersi in giro, ma perché è un interpretare i nostri ruoli, e i nostri ruoli sono un po' come le maschere della commedia napoletana, hanno delle dinamiche e quelle dinamiche sono un po' come nelle storie, all'inizio stavano bene, arriva l'inconveniente, arriva l'antagonista e poi alla fine felici e contenti di nuovo, ma nel mezzo la fine del mondo. Ecco, siamo nel pieno del caos. Quindi, se lui non vuole agire, però, no? All'atto pratico ci sarà a breve un evento che lo porterà ad agire verso di te. È il karma, non può non farlo. Cioè, certo, non solo. Allora, che cosa ci dicono le carte? Io oppongo resistenza, ma la carta del diavolo ci fa capire anche che non siamo assolutamente liberi e che il nostro aguzzino, per quanto possa sembrare cattivo, è solo uno che sta facendo il mestiere suo. E se dobbiamo scontare un certo tipo di discorso è perché poi torniamo liberi e non rimaniamo incatenati per sempre. Rompere la catena, metaforicamente, è disconnettere, di disgiungere, staccare la causa con l'effetto, cioè gli eventi concatenati. E il due di spade ci viene a dire: guarda che per quanto lui voglia dare le spalle al sentimento e voglia impedirsi di guardare, di rendersi conto, gli occhi li deve aprire. Via le mani dagli occhi, cantano i Negramaro, qui facciamo anche le citazioni. Via la benda dagli occhi, non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire, ma nella carta quella del senso di colpa, che ti non senti? Cioè, come fai a non sentire se ce l'hai dentro, le voci non stanno fuori? Quindi ci sarà un qualche evento piuttosto rocambolesco e anche che porterà agitazione, che lo costringerà a muoversi perché stare fermi sarà ancora più tormentata come situazione interiore che non l'ipotesi di muoversi. Quindi mi verrebbe quasi da dire: quando lui agirà verso di te, perché agire verso di te sarà la situazione meno peggio rispetto a quella che sta vivendo. Vista in questa ottica sembra una cosa, no, anche brutta, banale, ma non lo è assolutamente, perché poi si dice la morte vuole la scusa. La morte intesa come cambio degli eventi, metamorfosi, è che vuole la scusa, cioè vuole la causa, anche la morte, anche la metamorfosi, viene a dirci solo: guarda che la situazione così com'è non resterà. Ci può volere tempo? Assolutamente sì. Dipende da te? No, tu devi stare ferma, se non per quanto riguarda le cose tue, nelle quali ti devi buttare a capofitto, impegnare per portare comunque soddisfazione nella tua vita. Anche perché a livello poi concreto di questioni pratiche e lavorative porterai a casa dei traguardi interessanti da qui a fine anno, da qui all'estate prossima. Anzi, più autunno potremmo dire. Vabbè, ottavo mese, anche un po' più là. Estate, fine estate. Ma lui sarà costretto a dover guardare, quindi alla faccia, dovrà vedere cosa vedrà davanti a sé, cioè come ti percepirà nel futuro, cosa rappresenterai. Ecco, siamo partiti con cosa hai rappresentato, cosa rappresenti, cosa rappresenterai, quell'evento improvviso ma non distruttivo che fa avvicinare piano piano che cosa? La consapevolezza di... guarda qua, meglio di così.
Cioè, l'asso di coppe è la vittoria su tutto, è il trionfo dell'amore, è l'abbondanza, è il rendersi conto che ciò che deve fuoriuscire non è una torre che salta e tira fuori in maniera rocambolesca il fuoco della distruzione, ma è un cuore che tira fuori da sé palpitando la ricchezza del suo contenuto. Quindi tornare ad essere una cosa sola, tornare a casa tu verso di me che mi sono isolata e ho saputo attenderti e non è stato semplice. Cioè, voi a cosa siete destinati? Allora, tempo ci vuole. Qui abbiamo due coppe che devono diventare una, le due parti che tornano ad essere un tutto. I tempi sono lunghi, sì, fatti anche di alti e bassi. La temperanza già è un'attesa lunga di suo, figuriamoci una temperanza che sta facendo pure il pit stop di rifornimento. Quindi ci stiamo rifornendo di che cosa? Allora, lui si deve staccare dai doveri che ha e ancora non lo fa, perché il re di Pentacoli è una di quelle persone che altro che fardelli sulla schiena si mette, e anche se magari non è coinvolto o preso da queste situazioni, le deve onorare per questione, no, proprio di virtù. Sono una persona virtuosa, però è tutto un comportamento di facciata, perché poi qual è il problema grande? In questo caso dobbiamo spogliarci del nostro ruolo, della nostra autorità, metterci a nudo, confessare quello che ci portiamo dentro, un cuore che straripa, confessa i suoi sentimenti, tu aspetti lì tranquilla, saggia e calma e si rimette in carreggiata verso di te questo uomo per andare a coronare un discorso a due. Dove al di là della corona, che è il completamento e fa il paio con la carta del mondo di prima, quella dei tasselli del puzzle, c'è anche la corona da mettere sulla testa dell'altra persona. Tolgo la tiara, cioè la corona di una certa moralità anche bigotta che condanna e giudica, mi rimetto sul mio carro che è mosso dalle mie contraddizioni che però trovano conciliazione, non sono più tormentato, lascio che la vita mi conduca verso il mio destino e pare essere un destino a due, sei nel sentimento, a livello concreto torneremo ad essere cosa? Quello che tu già sei. Ecco la regina che accarezza il suo girasole, io finalmente divento. E nel divenirlo, se ci mettessimo vicini l'uno a fianco dell'altra, saremmo come quei due alberi nella carta dell'amichevolezza, orientati tutte e due verso l'evidenza di ciò che ad oggi non vedo, ma vedrò, visto che il girasole è un fiore che si orienta verso il sole. Comunque io trovo delle simbologie, dei significati davvero molto molto interessanti, ma a te conviene comunque rimanere ferma, non avercela con lui, non nutrire senso di colpa, risentimento, non mettere chiusure energetiche. Lascialo fare perché è nel pieno del suo caos e di suo non si muove, ma gli eventi lo porteranno a trovarsi talmente male all'interno di quel caos che dovrà necessariamente cercarti con una qualche proposta di una progettualità comune. Non è una cosa che secondo me avviene da qui a fine anno, però comunque una buona predisposizione velocizza gli eventi e non li rallenta. Ecco perché ti conviene non avere un'energia refrattaria nei suoi confronti. Aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.